Ciao ragazzi, bentornati su Alt F4, il gioco più entusiasmante da quando i cavalieri hanno smesso di combattere e hanno iniziato. Merda! Perché fai questi errori? Ho sbagliato, mi dispiace. Bentornati quindi su quello sul server Ypsilon, che è un nuovo canale che voi non conoscete. Che iscrivetevi, giusto? Iscrivetevi al perché canale. Questo è uno dei canali più carini di YouTube. Mi chiamavano Mano Lesta, rubavo i portafogli all'aeroporto. Poi un giorno ho borseggiato uno col pitbull e quello mi ha staccato la mano. Non il padrone, il cane. Ora mi chiamano Mano Destra perché non ce l'ho più. Ma io glielo dico sempre a pene che ha poco da prendermi in giro. Allora mi sono messo a rubare, sì, di nuovo, ma i dati. Dati sensibili, conti bancari, indirizzi, password, tutto. La rete dell'aeroporto non era protetta e facevo il mio porco comodo. Ma poi ti arriva NordVPN e di colpo la gente si connette senza problemi, anche dall'aeroporto, tutte connessioni criptate, non becco più neanche mezza informazione, capito come? Stanno lì che aspettano il volo, si guardano Netflix e aggirano pure il geoblocking. Io mi sa che cambio mestiere. Dite che lo accettano un pilota di linea con una mano sola? Più carini perché c'ha la Ypsilon ed è giovane. Poi dice a me, questi, vi ricordate? Possiamo lanciare i polli che non servono a granché tranne a prendere... Certo. No, servono anche a testare il terreno. Ma siccome è la prima volta è andata proprio male, noi adesso arriveremo immediatamente nella parte che avete visto, perché siamo bravi, guarda. Sì, vabbè, siamo bravi, abbiamo capito come si fa. Qualche volta io mi devo vedere con te che casino con Pierino. Sì. Credo che lo apprezzeresti. No. Che casino con Pierino, caro. No. C'è Roberto Gallozzi là. Lo so. Tu non ricordi, ma me l'hai già fatto vedere. No, non parte di esso. Ah, esso no. Stesso medesimo, sentite quanto parlo. Ha detto parte di esso perché è giusto. Cioè. Ma hai visto quanto sono bravo? Nonna, stai. Ti muovi come un. Che vero... cazzo è successo? Il pollo è tornato indietro e ti ha ucciso. Mi posso uccidere i polli? Hop! Bravo! Hop! Vabbè, sei vivo. Anneggia la puttana un'altra volta, uguale! Ti torna il pollo addosso e ti fa andare sulle cose. Guardate, sai in ergo. Madonna, sono due volte però, la prossima. Magari il mio personaggio è rimasto in vita. Non vedo. Il mio personaggio è rimasto in vita. No, che ti torna addosso e muori. Non ho capito bene cosa è successo. Salta, ce la fai a saltare. Forse ce la fa. Non è tanto più tranquillo così. Perché i miei polli mi sbattono in faccia? Perché tu prendi la mira in prima persona. Ma che c'è? No, giù. Dai. Senti che musichetta che parte da adesso. Cioè, questa parte ce la fai, Questa parte ci sono arrivato solo io. Ti ho lasciato il gamepad, bastardo. Guarda, io non lo so. Come hai fatto? Ah, la devi correre. È tosta. Ok, sei arrivato. Io c'ho paura qua. Bravo, ok. Ok, qua non devi andare avanti, qua devi saltare e basta. Maneggio Gigino! Fai in modo che il mio salvataggio non vada perduto. Mannaggia la sfida. Risalta subito su quel coso grosso. Bravo. Qualora dovesse arrivare. Ok. Capiamo. Qualora dovesse arrivare il salvataggio, non ti emozionare, premi il destro e mira. Questa roba che cazzo è? Occhio potrebbero scivolare.
Oh, okay. Guarda, vedi se ci sta qualche salvataggio. Non c'è niente. No, ma qua c'è qualche salvataggio. Te la senti? Qua devi saltare mentre gira. Vai. Bravo, bravissimo. Sì, ma non so se ripete. Dai che Paganini, non ripete! La put... No, c'è un Vai, aspetta. Sì, ci sono bravo, arrivato! Bravo, dove sono i salvati? Però è un figlio di puttana, eh. Occhio a quel coso che dà per terra, eh. Mi sa di trappolone, quello è un trappolone. Ma senza dubbio. Aspetta, capisci bene la dinamica della cosa qua. Ma che cazzo devi capire? Che stanno i barili qua e... Guardate quanto è agile. Tranne qui. Ah, ma io allora ormai ho capito il ritmo qual è. Ma secondo te, se io prendo sta cosa, magari mi catapulta altrove? Prova. Ah, no. Tiraci il pollo, controlla cosa fa. Sono un po' di qua. Ah, no. Ti butta proprio fuori il bordo. Bravo. Ok. Bravo. Poi ti fa un bel salto lungo, eh. Boh. Piano qua piano, vai direttamente su quello grande. Bravo, così. Oh, no, non compungere, vai piano. Non ti ho mai visto così prudente su un videogioco prima d'ora. Mancia, dai! Io ho capito come si fa. Devi correre? No. Cioè, devi andare dritto, senza saltare. In realtà è un gioco che una volta masterato è come... Vedi? È proprio, lo senti tu, ho capito? Spara quel salvataggio. Ma ormai sono a un altro livello. Queste cogliottine sono un po' lente. Forse no. A me quella parte là mi dà il terrore, però. Vabbè, dai, a posto. Questa parte qui è meglio. Bravo. Ok. Però è brutto. Mi dà quella sensazione di... Fatto male. Ok. Mi sto cagando su. Ma Ramu, devi avere il coraggio di... Quasi quando è verticale riparti. Vai! Corri in punta, arriva in punta, fallo salire e salti giù! Ok. Adesso non devo morire come uno stronzo. Io sono morto come uno stronzo qui. Ci sono i salvatori. No, ma sta parte sarà devastante. Però sta cosa che non hanno messo i salvataggi veramente da finire. No! Madonna, un'altra volta mi stava a fotte. Bravo, salta. Bravo. Dai, un salvataggio da ste parti. Non guarda il salvataggio, attenta ai salmoni piuttosto. Non so da dove partano. È casuale, amico mio, è casuale. Come la vita. E mo? Bravo, così, bravo. Siamo andati così avanti, ragazzi, eh. La parte ma un salvataggio di merda. Ma non ci pensare, vai. Ah, devi performare. Sempre io questa parte è brutta, è brutta, brutta. Lo vedi il salvataggio di Dio? Perché mo si è attivato? Ok, là devi saltare su quest'altro. Vai.
Buono. Fermo, fermo. No, non lo fare, non lo fare, no, no, no. Che è? Che c'è? Paura. Salva, oh, grazie. Un culo a mamma. Grande. Vede, sai in ergo come più faccia una lumaca lì. Quella scrofa di tua mamma! Ah, però guarda che comodità ricominciare da qui. Vabbè, mo che capisco pure io come attivare un altro. Visto che sono nascosti, salvataggi. Ah, porca, ma sì, ma non servono un cazzo. Speriamo che il primo è buggato. Speriamo che il primo salvataggio fosse buggato. Questo? No. Ah, dici? Non credo, sa. È proprio fatto così di merda perché è un figlio di puttana lui. Figlio di puttana. Bella! No! Oh, no! Cosa? No. Ha pure levigato gli angoli. Però, se fosse uno sviluppo di Rage Game, la dinamica del salvataggio gliela inculerai di pacco. Sì, perché è proprio scrofissima, capito? Grande! Che io odio sto pezzo. C'ho le vertigini. Comunque stanno succedendo cose, stai attento. Intendi dire quando ho fatto quel movimento da morto. Ma perché devi fare le cazzate? Non è una cazzata. Piano, fatti i cazzi tuoi. Rosalinda. Vabbè, il gioco è quello che è, bisogna sfruttarle queste caratteristiche, no? Rosalinda. Piano, non scendere a compromessi. Filomegna. Salta di là, no, no, salta di là. Io so cosa fa Filomegna. Filomegna fa la puttegna. Che allora, capolavoro quella scena di... Vai avanti tu che... No, aspetta, allora, quello era... Vai avanti, poi... Aspetta, si può passare di sotto però. Ma sono sgombri. No, no, occupano il pontile. No, sono sgombroni però. Si poteva passare direttamente di sotto per non farsi pigliare. Aspetta, stai calmo, fammi capire da dove arriva la palla. Porca di quella puttana. Dal galeone di Cristo arriva! Allora, probabilmente andare giù potrebbe salvare dal galeone. A questo punto buttati sotto. Il problema qua. No! No! Maria Maddalena! Alla prossima!